Nella mattinata di Santo Stefano, Giovanni Vigesimo III si reca a visitare il carcere romano di Regina Coeli. Dal settembre del 1870 un pontefice non compiva questo gesto di misericordia. Il ministro Gonella, con alti magistrati e funzionari degli istituti di pena, accoglie il Papa al suo arrivo. Nella rotonda, dalla quale partono i bracci delle celle, è apprestato un altare. I reclusi dalle gallerie e dietro i cancelli sbarrati accolgono con commossi saluti questo pontefice, tanto umano da voler recare personalmente una luce di speranza. Giovanni Vigesimo III, durante l'ufficio della Santa Messa, prega per la salvezza di chi ha violato le leggi umane e divine, perché ritrovi la via della redenzione. Un detenuto legge con voce commossa la preghiera del recluso. Poi il Papa inizia con i più vicini un colloquio collettivo, che si moltiplica in tanti colloqui individuali, anche se fatti solo di un gesto o di un sorriso. Nel congedo il Santo Padre ha parole di conforto umanissime.